20 edizioni di FLA, 20 edizioni di tante e tante cose di cultura, letteratura, ma anche musica, spettacoli e convivio. Insomma, il FLA è tutto questo e molto altro. 20 anni di FLA, nell'edizione del 2022, si traducono in 200 appuntamenti in pochi giorni, dal 10 al 13 novembre. Impossibile fare tutti i nomi, vale la pena però citare in apertura Marco Baliani, attore, drammaturgo, regista teatrale e scrittore, che porterà in scena il suo Rigoletto, La notte della maledizione. E poi fra gli scrittori Antonio Manzini, Paolo Giordano, Edoardo Albinati, Claudio Cerasa, Alessandro D'Avenia e così via. Ce ne sono davvero tanti. Il direttore artistico del Festival dei Libri e di altre cose, Vincenzo D'Aquino. Non ci sono soltanto presentazioni di libri, ma anche concerti, reading, mostre, laboratori per bambini, tavole rotonde. È davvero una proposta molto ricca e ampia, per tutti i gusti, direi. È difficile sempre fare qualche nome in mezzo a 200, ma insomma qualcuno facciamolo, anche perché già l'apertura è particolarmente interessante con Baliani e anche la chiusura nel mezzo. E nel mezzo tante cose, appunto lo spettacolo di Fabrizio Bentivoglio con Ferruccio Spinetti al contrabbasso, dedicato a Ennio Flaiano a 50 anni dalla morte, il venerdì 11 novembre al Teatro Circus, quello con Alessandro D'Avenia sempre al Circus sabato sera, e poi i due premi strega, Edoardo Albinati e Paolo Giordano, che sarà intervistato dalla nostra Donatella Di Pietrantonio, ma anche il direttore del Foglio Claudio Cerasa, Ezio Mauro, come ricordavi, che chiuderà il festival domenica 13 novembre con una lezione sui 100 anni dalla marcia su Roma, e in mezzo poi davvero tantissimi altri appuntamenti: Savero Raimondo, Pennacchi, Marco Missiroli, tanti. Ogni giorno c'è l'aperitivo letterario al Caffè Letterario, nel cuore del centro storico di Pescara, un momento conviviale in cui si può incontrare l'autore del cuore, magari a sorseggiare un calice di buon vino. Cosa ci è voluto dalla nascita del festival, qui citiamo anche Giovanni Di Jacopo, per arrivare a oggi? Sicuramente la grande intuizione di Giovanni Di Jacopo 20 anni fa, la grande passione di tutti quelli che hanno collaborato in questi anni. Un altro snodo cruciale è stata la collaborazione con Luca Sofri, che ci ha fatto fare un grande salto di scala qualche anno fa.